Io comincerò con una premessa. Rispetto a questo bilancio ci sono, dal mio punto di vista, due questioni. Una che riguarda la forma, che però è anche sostanza politica soprattutto. Una anche ovviamente di merito. Lo dico in maniera molto trasparente. Io sono particolarmente scontenta della gestione di questo progetto, di questi progetti di legge. La legge di bilancio e l'assestamento, parliamo appunto di questo, quindi non di un atto qualsiasi, capitato in un periodo straordinario, in un momento particolarmente difficile per questa regione. Dal dibattito che sta sviluppando mi dispiace anche che sembra sia tutto ricondotto, come dire, a manovre finanziarie, quando sappiamo i problemi sanitari che abbiamo avuto e che hanno, come dire, una correlazione anche dal punto di vista ambientale. E lo voglio dire in premessa all'assessore Calvano, che citava gli investimenti che la Regione è pronta a fare su FER, perché c'è un piccolo problema che noi abbiamo voluto sollevare all'interno dell'ordine del giorno collegato all'oggetto 977, quindi l'oggetto 977/4, che riguarda appunto le nostre ferrovie regionali. Perché? Perché quel tentativo di, come dire, svendere le nostre ferrovie, alcune delle nostre tratte a RFI, formalmente è ancora in piedi. Allora, se si parla tanto di, se c'è questa volontà che viene anche dalla scorsa giunta, dall'assessore Donini, con il quale abbiamo collaborato positivamente verso la fine del mandato, il quale si era preso anche degli impegni a retrocedere da questa decisione, quella strada però non è ancora stata formalizzata. Allora io oggi, e ve lo dico adesso, chiedo un impegno in questo senso. Sarebbe paradossale che noi andassimo a investire nelle nostre ferrovie regionali per poi un giorno scoprire che dobbiamo regalarle a RFI. Questo lo voglio dire in maniera chiara, così come dire, nessuno può far finta di non aver sentito o non sapere. E allora, proprio in virtù di questa situazione, io mi aspettavo, come dire, un atteggiamento diverso da parte del relatore e da parte della maggioranza nei confronti del Movimento 5 Stelle. Abbiamo soprasseduto su molte cose in virtù di questa situazione. Abbiamo tenuto, dal mio punto di vista, un atteggiamento responsabile all'interno di quello che è, dal mio punto di vista, un decadimento generale di questa istituzione, dell'Assemblea legislativa. Faccio presente, così per ricordarlo a noi stessi, che i consiglieri ancora non hanno risposte rispetto agli accessi agli atti che fanno alla direzione sanità, per dirne una. Dobbiamo sopportare un ufficio stampa che nel migliore dei casi fa comunicati stampa non rispondenti a dibattiti che si svolgono in commissione, nel peggiore dei casi neanche ci cita. Ultimo episodio è successo ieri, dopo la discussione sullo studio fatto dalla regione, il Life Prepare. Siamo intervenuti, io stessa sono intervenuta, non siamo neanche stati citati, neanche come nome e cognome, neanche come forza politica. Siamo stati tutti inseriti all'interno di questo calderone chiamate minoranze, e se permettete i miei interventi sono stati un po' diversi da quelli del consigliere Occhi della Lega, perché abbiamo sensibilità diverse e queste sensibilità devono essere rilevate all'interno dei comunicati stampa, Presidente. Abbiamo dovuto, come dire, assistere ad assessori assenti ai lavori di commissione, su cui non è stato possibile avere un dialogo, che non sono venuti neanche ad illustrare gli emendamenti. Ho dovuto subire provocazioni gratuite alla richiesta, io penso legittima, di maggiore condivisione, non di tutto il bilancio, di quella parte di risparmi dell'Assemblea che sono stati come dire, devoluti alla Giunta, perché l'Assemblea rappresenta tutti, questo si chiedeva, e c'è stato un muro a cui si sono aggiunte anche delle provocazioni francamente fuori luogo, per finire con tentativi di delegittimazione delle iniziative politiche del Movimento 5 Stelle. La dico così, per quanto riguarda un tema in particolare, che è FER,
su presunti mandanti rispetto ai nostri emendamenti, il che significa delegittimare tutto il lavoro che abbiamo fatto in passato, il che significa continuare a delegittimare ogni iniziativa che noi faremo da qui in avanti. E questa delegittimazione ci porta a non avere credibilità nel portare avanti una battaglia nella quale noi abbiamo creduto da sempre. E spero che chi doveva capire abbia capito. Rilevo però, tra l'altro, naturalmente poi ognuno poi, come dire, semina poi quel che raccoglie, l'abbiamo visto oggi, e se la situazione non cambia, non cambia neanche il nostro atteggiamento. Rilevo però, dicevo, una certa sintonia invece con il centrodestra su questi provvedimenti, sul continuare a consumare suolo, posticipando l'attuazione della legge che voi avete spacciato nello scorso mandato come risolutiva e addirittura rivoluzionaria, con la scusa del coronavirus. E oggi invece posticipate queste scadenze, probabilmente per sfamare appetiti di chi vuole continuare a consumare suolo vergine. Così come noto una certa affinità nell'apertura, sempre al centrodestra, Fratelli d'Italia, e una certa disponibilità al finanziamento delle scuole private, su cui io sono particolarmente preoccupata, perché ritengo che vedo in questo un pericolo che possa essere un viatico anche per cominciare a dire, e allora dobbiamo, si parte da lì per dire la scuola privata, e allora perché non la sanità privata, per esempio. Io ci vedo un pericolo. Del resto le vostre posizioni anche a livello nazionale su questo comunque sono coerenti e non ci trovano d'accordo. Però è un bene che inizino ad emergere con chiarezza queste affinità, così iniziamo anche a prendere le misure a questa maggioranza, anche se ci piacerebbe invece misurarvi sui fatti. E su questo voglio intervenire, perché il grande assente di questo bilancio è l'ambiente. Si è parlato, noi abbiamo cercato di fare degli emendamenti per in qualche modo intervenire anche in questo settore, naturalmente tutti bocciati. Io per oggi ho voluto ripresentare un emendamento per quanto riguarda l'articolo sulle risorse che vengono destinate alle imprese della montagna, riprendendo la formulazione esatta, identica, di un ordine del giorno che abbiamo presentato durante il primo progetto di legge che è arrivato in quest'Aula, che riguardava il turismo, che anche quello doveva essere urgente, la stessa formulazione che in quella sede è stata approvata, cioè dare priorità agli interventi di sostenibilità ambientale. Io voglio vedere oggi come fate a votare contro, perché è la stessa identica formulazione. Là l'avete approvata, oggi ce la boccerete, con la scusa che bisogna fare in fretta. Esattamente come gli interventi per le imprese sul turismo. Anche lì si doveva fare in fretta, eppure quell'ordine del giorno è stato approvato. Non solo. Ieri ci siamo trovati in una discussione, io direi quasi surreale, sempre parlando di ambiente, sui dati venuti fuori da questo studio. Allora l'assessore Priolo ci spiegava che l'obiettivo di questa regione non è intervenire, incentivare come dire, la mobilità privata sostenibile, perché secondo lei la mobilità sostenibile è solo quella pubblica, e che il suo obiettivo è quello di spostare le persone dall'utilizzare dei mezzi privati a metterle su un autobus. Peccato che questa regione continui e si straccia le vesti. Il presidente Bonaccini l'ha detto in maniera chiara sulle infrastrutture. Volete le autostrade, volete incentivare la mobilità privata non sostenibile. Quindi come queste due cose possano andare di pari passo, ce lo spiegherete. Io vedo una contraddizione molto chiara. Tra l'altro ho anche dei dubbi sul provvedimento che avete fatto sui bus gratuiti per i ragazzi fino a 14 anni, perché se è vero che è una misura positiva, perché va a incidere nelle tasche ovviamente delle famiglie, io vorrei capire quante di queste auto che l'assessora Priolo vuole spostare dal traffico privato, quanti di questi 14enni o queste famiglie che accompagnano i ragazzi a scuola rinunceranno a utilizzare il mezzo privato. Ci avete detto nelle prime sedute d'aula che i vostri obiettivi devono essere misurabili, misuriamoli, diteci quante auto verranno meno con questo provvedimento. Sono molto curiosa di scoprirlo.
Mi pare, insomma, che, come dire, anche questa pandemia, da questo punto di vista, e lo si vede, lo ripeto, all'interno di questo bilancio, dove non ci sono provvedimenti che vanno nel senso della sostenibilità ambientale, non vi abbia insegnato quasi nulla. Eppure, non lo dico io, lo dico, mi rivolgo alla consigliera Piegoni, che prima ha reagito male, insomma, all'intervento che ho fatto, e ribadisco, la mia reazione è dovuta anche a una gestione, secondo me, sbagliata nei nostri confronti di questi progetti di legge. E i dati che sono emersi dalla commissione di ieri parlano chiaro, cioè se c'è stata una diminuzione del 40-50% degli NOx, significa traffico privato, significa che sulle automobili private dobbiamo in qualche modo intervenire, oppure ci dite che vogliamo fare finta di niente e su quel settore alziamo le mani e sarà quel che sarà e continuiamo a peggiorare la qualità della nostra aria. Però c'è una questione, che su alcune fonti emissive, alcune sostanze inquinanti, c'è un'infrazione aperta all'Unione Europea, che presto presenterà il conto. Allora, se non lo volete fare perché non c'è in questa maggioranza una sensibilità prevalente ambientale, fatelo almeno per una questione economica, perché le multe arriveranno. Non solo, io non vorrei, il fatto di non intervenire implica anche il dover scoprire in autunno l'effetto che farà il Covid, perché aumenteranno le polveri sottili, perché aumenterà l'inquinamento. Io non vorrei scoprire in autunno l'effetto che fa. Aggiungo anche, rispetto, anche questa è una cosa che ho fatto rilevare, non è strettamente legata col bilancio, è strettamente legata con l'ambiente. È arrivato in commissione il regolamento europeo sulla neutralità climatica, che solitamente approda in aula per una questione di tempi, l'abbiamo discusso in fretta e furia. Ci avete dato 2 giorni di tempo per fare gli emendamenti così, appunto, in fretta e furia, all'ultimo secondo. Peccato che di quegli emendamenti che noi abbiamo voluto fare non sappiamo neanche che fine abbiano fatto. Cioè, questo per parlare anche, insomma, un po' del rispetto che si ha anche per chi prova a migliorare i provvedimenti che ci vengono sottoposti. Quindi, rispetto a certi temi, la cosa che rilevo è che anche in questo mandato, dopo pochi mesi sicuramente rispetto ai 5 anni di mandato, però la cosa che secondo me pesa politicamente molto è che ad oggi non è cambiato nulla se non l'autoreferenzialità dentro alla quale continuate a vivere. Sicuramente pagherà in termini di immagine, ma non migliorerà la vita dei cittadini.